Vediamo se legge qualcosa e se poi decide di andare a braccio. Ci siamo. È arrivato il momento. Si sente? Sembra un concerto. Purtroppo è arrivato questo momento che speravo che non arrivasse mai. Purtroppo è arrivato. Sentite come medita anche. Questi giorni, mentre ripete le parole, ho letto tantissime cose su di me. Belle, bellissime. Ho pianto sempre, tutti i giorni, da solo come un matto. Sta tenendo bene la scena, Fabio, vedi il cammino, prende tempo. Perché sta andando a braccio, cuore in mano. 25 anni non si dimenticano così. Con voi dietro le spalle, che mi avete spinto nel bene e nel male, anche nei momenti difficili, soprattutto. E per questo voglio ringraziarvi a tutti quanti qua, anche se non è facile. Lo sapete che non sono di tante parole, però le penso. E questi giorni con mia moglie ci siamo messi a tavolino e gli ho raccontato un po' di cose, un po' di anni vissuti con questa maglia, questa unica maglia. Anch'io ho scritto, abbiamo scritto una lettera per voi. Non so se riuscirò a leggerla. Ci provo. Veramente è stata scritta a tavolino con Ida e possiamo dirlo, presente anche se non Angelo finisco Carosi, che è stato con lui tutta questa giornata, la finirà in speciale con immagini inedite su Sky. Leggerla. Devo prendere fiato, scusate, ma non è facile. Vado, sennò se fa troppo tardi. C'hai fame, è ora di cena. Io sarei qua fino altri 25 anni. Grazie Roma. Grazie a mamma e papà. Grazie a mio fratello, ai miei parenti, ai miei amici, grazie a mia moglie e ai miei tre figli. Ho voluto iniziare dalla fine, dai saluti, perché non so se riuscirò a leggere queste poche righe. È impossibile raccontare 28 anni di storia in poche frasi. Mi piacerebbe farlo con una canzone o una poesia, ma io non sono capace di scriverle. Ho cercato in questi anni di esprimermi attraverso i miei piedi, con i quali mi viene tutto più semplice. A proposito,
Sapete qual era il mio giocattolo preferito? Il pallone. Lo è ancora. Ma a un certo punto della vita si diventa grandi. Così mi hanno detto che il tempo l'ha deciso. Maledetto tempo. È lo stesso tempo che quel 17 giugno 2001 avremmo voluto passare in fretta. È il giorno dello scudetto vinto da Francesco Totti. Non vedevamo l'ora di sentire l'arbitro fischiare per 3 volte. Mi viene ancora la pelle d'oca a ripensarci. Oggi questo tempo è venuto a bussare sulla mia spalla dicendomi: dobbiamo crescere, da domani sarai grande. Levati i pantaloncini e scarpini, perché tu da oggi sei un uomo e non potrai più sentire l'odore dell'erba così da vicino. Il sole in faccia mentre corri verso la porta avversaria, l'adrenalina che ti consuma e la soddisfazione di esultare. In poche righe la spiegazione della difficoltà. Mi sono chiesto in questi mesi perché mi stiano svegliando da questo sogno. Avete presente quando siete bambini e state sognando qualcosa di bello e vostra madre vi sveglia per andare a scuola mentre voi volete continuare a dormire e provate a riprendere il filo di quella storia, ma non ci si riesce mai? Stavolta non era un sogno, ma realtà. Io voglio dedicare questa lettera a tutti voi, ai bambini che hanno tifato per me, a quelli di ieri che ormai sono cresciuti e forse sono diventati padri, e a quelli di oggi che magari gridano Totti gol. È riuscito a leggerla fino adesso, ma ancora non è finita. Mi piace pensare che la mia carriera davanti per voi una favola da raccontare. Questo è il pezzo più brutto. Ora è finita veramente. Mi levo la maglia per l'ultima volta. La piego per bene, anche se non sono pronta a dire basta e forse non lo sarà mai. Scusatemi se in questo periodo non ho rilasciato interviste e chiarito i miei pensieri, ma spegnere la luce non è facile. Adesso ho paura. Non è la stessa cosa che si prova di fronte alla porta quando devi segnare un calcio di rigore. Questa volta non posso vedere attraverso i buchi della rete cosa ci sarà dopo. Concedetemi un po' di paura. Questa volta sono io che ho bisogno di voi e del vostro calore. Quello che mi avete sempre dimostrato. Con il vostro affetto riuscirò sicuramente a voltare pagina e a buttarmi in una nuova avventura. Ora è il momento di ringraziare tutti i compagni di squadra, i tecnici,
i dirigenti, i presidenti, tutte le persone che hanno lavorato accanto a me in questi anni, i tifosi, la Curva Sud. Un riferimento per noi romani e romanisti. Nascere romani e romanisti è un privilegio. Fare il capitano di questa squadra è stato un onore. Siete e sarete sempre nella mia vita. Smetterò di emozionarvi con i piedi, ma il mio cuore sarà sempre lì con voi. Ora scendo le scale, entro nello spogliatoio che mi ha accolto che ero un bambino e che lascio adesso, che sono un uomo. Sono orgoglioso e felice di avervi dato 28 anni di amore. Vi amo. Una lettera veramente a cuore aperto. Un grande campione, il più grande campione della storia della Roma, che lascia il campo dicendo: io ho paura e mi dovete aiutare per questo, dicendo: sono stato il pupone per voi, per la città, per tutti, e adesso mi hanno costretto a diventare uomo gli anni. C'è tutto tocco in questa lettera. E molto di più anche, c'è un rito di passaggio, c'è un tango innamorato tra le emozioni che arrivavano dalla tribuna e poi ritornavano dal campo e viceversa. C'è antropologia, c'è la fascia a un bambino che è una promessa dei giovanissimi della Roma e che quella fascia se la toglie quando ce n'ha 47 di anni, secondo me. C'è vita, Beppe, c'è molto più di calcio, questa è vita, è un rito di passaggio, è antropologia, è la spiegazione di un popolo, di una città che è spesso incomprensibile anche per chi ci vive. Hai detto bene, vanno oltre il calcio, i valori, ideali, è un simbolo della Roma, di questa città. E noi stiamo vedendo non calcio, non la via del calcio, stiamo vedendo vita, vita vera, vita reale, di un uomo fortunato, certo, ma di un uomo che è stato fortunato perché ha dato tanto amore al posto dove era, al posto che ha deciso di eleggere come per sempre suo, e che da questo posto, da questa città, tanto amore ha avuto indietro. È veramente finita, per lui inizierà un'altra storia, gli auguriamo tutte le più grandi fortune possibili perché se le merita, con la Roma, con la nazionale, ovunque lui voglia andare, qualunque cosa lui voglia fare. Io posso solo dire, credo di farlo a nome di tutti i telecronisti che l'hanno commentato in questi anni, è stato un onore, un privilegio, un grande divertimento, a tratti una goduria pazzesca commentarti, Francesco, a tratti una goduria pazzesca, perché certe volte con certe giocate ci hai fatto proprio godere, ci hai fatto proprio vedere un altro calcio, ci hai fatto vedere quello che questo sport può dare. E ogni volta che avremo un momento di difficoltà pensando al pallone, penseremo a quelli come te e penseremo a che cosa bellissima ci è capitata di vedere, di seguire, di amare. Un pallone è un genio che lo seguiva e che lo controllava e che sapeva farne ciò che voleva.
e che con il pallone sapeva essere un artista, come grandi pittori, come grandi musicisti, come grandi registi. E anche alla fine Totti ha voluto essere regista della sua vita, con questo suo saluto e con questo suo abbraccio alla bambina. Avrà più tempo anche per lei, avrà più tempo per i suoi figli, avrà tempo per pensare. Un'estate non per dimenticare ma per abituarsi all'idea, perché qui voglio la tua esperienza personale, Beppe. Quello che ha detto, io ho paura, è un momento, è veramente un momento difficile. È difficile capirlo per chi non è calciatore come me, secondo me, perché comunque la vita continua, sei ricco, hai avuto tutto. Però è un'altra cosa, cioè lasciare è veramente una cosa, cioè veramente brutta nella vita di un calciatore. Sì, ma deve arrivare il momento, Fabio, devi saperlo scegliere bene. Penso che Totti alla fine, insomma, ha scelto questa giornata e tutti quanti noi siamo qui a celebrare, no? Quello che ha fatto questo splendido uomo calciatore per 25 anni. Veramente ci ha regalato delle perle, delle magie che rimarranno sempre nei nostri occhi. E io capisco che può far paura quello che viene dopo il calcio. Io ho avuto la fortuna di finire, tu sei venuto a prendermi e siamo ancora insieme. Totti, da quel punto di vista, può anche scegliere quello che vuol fare, no? Può rimanere nella Roma, può crescere accanto al nuovo direttore sportivo, può rappresentare la Roma nel mondo, può fare quello che vuole, assolutamente. Però staccarsi da questo mondo, per chi l'ha fatto da quando a 12 anni lui è entrato nel settore giovanile della Roma, arrivando a 40-41 anni, non è mai facile. E poi Beppe, se anche lui vuole venire nella grande famiglia come te, può fare quello che vuole, detto. Lo vado a prendere sulla canna della bicicletta e lo porto volentieri come ho portato te, Beppe. Adesso il lago d'amico, naturalmente, per continuare questa grande festa. Un ultimo ringraziamento a Francesco Totti per tutto quello che ha fatto per il calcio italiano e per il calcio in generale, per tutte le emozioni che ci ha dato, per quanto abbiamo goduto con lui. Grazie Francesco. Ilaria. Grazie Fabio, Beppe, bravissimi, ci avete portato una punteggiatura perfetta.